In cui ogni peccato è programmato più del Pascal. Io te la perquisisco a mo' di caspa. Ci trovo vizi e pasta. Sei nell'angolo più di Dizzy Rascal. Non è Letizia, la tua tizia non è casta. Lo deduco dalla tu nella tua sacca. Hai l'alito di grappa, ma datti alla pappa come Gian Burrasca. Brucerai all'inferno come d'inverno una frasca. In tasca metti la mano per Eddie d'Afgano. Ma cosa sei? Sei metallaro, ma sentite Albano. Mostri le zanne, ma mio caro, hai denti da un taro. Con tutti i mezzi ti si fa pezzi più dal meccano. Sei portatore insano di tasche. Ti conviene confessare che con le mani in tasca vuoi protestare. Un anno nella cella è il posto dove stare. Perché adesso noi comandiamo dall'est all'ovest, amen. Fratello, tu non mettere le mani in tasca. Le mani in tasca, le mani in tasca. Io so che cosa fai tu. Le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Fratello, tu non mettere le mani in tasca. Le mani in tasca, le mani in tasca. Io so che cosa fai tu. Le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Era uno stato regresso tentato dal sesso bendato. Bombardato dal degrado più di Belgrado, dalla NATO. Uno stato in crisi, invaso da invasati, invisi al Vaticano. Coppie di fatto che stroncavano i patti fatti al Laterano. Mentre catti blateravano contro noi in ogni forum. C'era una sola soluzione, come per il Gollum. Bang, 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 bang. Quattro colpi al quorum. Riposi in pace, referendum in secula seculorum. Scomunicammo il nome di Dio. Un libro di Dan Brown sul priorato di Sion. Dando l'avvio ad un'era di messa a morte. Da Crozza ad Andrea Rivera, passando per Harry Potter. Fu brusio di volantini sovversivi. Fummo costretti ad adottare metodi repressivi. Quindi fiato sul collo c'è la gallera per chi porta le tasche. Perché nelle tasche non c'è controllo. Fratello, tu non mettere le mani in tasca. Le mani in tasca, le mani in tasca. Io so che cosa fai tu. Le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Fratello, tu non mettere le mani in tasca. Le mani in tasca, le mani in tasca. Io so che cosa fai tu. Le mani in tasca, le mani in tasca, le mani in tasca. Da quel momento chi porta una tasca o è un artista oppure un tossico o entrambi come Baschia. Gente a cui basta fare il contrario come Bastian per darsi più aria di quante ne abbia composte Bach Sebastian. Per questo sei stato arrestato. Tu credi nella favola della libera tasca, nel libero strato. Camillo penso si è sbagliato. L'unica libertà è quella che sta sullo scudo crociato. Ripetiamo: in nomine libertatis vincula edificamus. Perché porto le tasche. È l'effetto farfalla, ragazzo. Chi modifica il passato stravolge il presente. Riporta Ilaria nel suo tempo, o il corso degli eventi non sarà mai più lo stesso. Vai, fai la presentazione. Lui è il grande, una delle menti grigie,
uno dei fondatori della P3. Signori, eccolo qui, una mente perversa. Lui è Filippo. Filippo. A tempo perso, quando ho messo una tastiera in giro con i lupetti, diglielo! E fatti i lupetti in giro. Ecco la mente perversa dello Stato. Allora, mi sono venuto questa giornata per un incontro nazionale delle liste civiche e credo che sia ormai tempo compiuto per dare la parola a Beppe. Allora saluto i giornalisti che continuano a non capire cosa siamo, perché siamo qui dietro cos'è, e qui tanto. Allora, abbiamo fatto qualche anno insieme, non voglio essere di quelli che fanno la storia, però abbiamo cominciato col blog 5 anni fa, ho cominciato a visitare gli Stati Uniti, ho conosciuto della gente che lavorava lì, tra cui Casaleggio, ha scritto un libro sulla rete. Io sono andato a trovarlo, ho visto cosa scriveva, ci siamo visti, trovati, lui è matto, io cercavo qualcosa di diverso, abbiamo iniziato col blog. E i primi che ci scrivevano nei forum, nelle chat, forse ci sono ancora, quindi non ci sono più, perché eravamo 10, 20, 30, 50, adesso siamo 200.000 al giorno, c'eri. Siamo diventati forti, nel senso, per merito vostro, io sono acceso una miccia. Siamo diventati forti che forse ci ha messo al settimo posto su 1 miliardo di utenti che accedono alla rete. Settimo posto, l'unico blog in italiano nei primi 20 o 30, sono stati anche quarti, quinti, ma non è importante questo. Voglio solo salutare i primi che mi mandavano messaggi alle 4 del mattino. Sì, avevano dei nomi strani, Vago e Torno, Invago Incredibile, Cettina. Cosa cazzo sto facendo? Punto I, era bellissimo, era mio vicino di casa. Saluto gli Orlandi Curiosi, saluto Ivan Di Pietro, Lenin Di Pietro, saluto Tinazzi è uno. Non me li ricordo tutti, ma voi pensate che io non vi leggo, io vi leggo, vi guardo, vi seguo. Seguo anche quelli che mi dicono di tutto, sono 4 o 5 anni che qualcuno mi dice di tutto, da Pascucci che mi offende, ma voglio bene anche a Pascucci. Per la prima volta in Italia si è tornato a buttare parole che non sapevo neanche io, di open source, di download, di Creative Commons, e i giornalisti continuano a guardarmi in Creative Commons. Noi avevamo anticipato già quello che sta facendo Obama. Quando Obama mi telefona e mi dice quello che deve fare, io rimando a posto. Ma voi dovete sapere che come Meetup, per esempio, Meetup è un server americano ovviamente, e sono venuti a vedere come lavoravamo, perché non ce n'era in Italia quando abbiamo aperto il Meetup. Meetup era una in questo server è fatto una login per candidarsi alle trasferte della americana per raccogliere fondi, soprattutto per raccogliere fondi. Bene, come